se non ti dà fastidio. No, se non è proprio una cosa lunga. È complicato. Che cosa c'è? Insomma, non complicato, complesso. Oddio, non è una cosa grave. Io non so come dirti. Ma cosa? Oggi sono depressa. Adesso. Molto depressa. Medico, però sono... Equivoci, battute esilaranti, una pace impossibile da raggiungere. È arrivato ieri sera e replica questa sera al Teatro Municipale di Piacenza un capolavoro della comicità per la stagione di prosa 3 per te di Teatro Giocovita. La commedia Un'ora di tranquillità, diretta e interpretata dal poliedrico e bravissimo attore romano Massimo Ghini, affiancato da un cast d'eccezione, tra cui spiccano, tra gli altri, Massimo Ciavarro e Galatea Ranzi. Io sto nel mondo dello spettacolo da una marea di tempo, non l'avevo mai fatto teatro per una mia pigrizia perché pensavo non mi piacesse, invece Massimo Ghini, mio amico da sempre, mi ha convinto e mi sono reso conto invece che è una cosa divertentissima e di grande soddisfazione. Uno dei miei dubbi era quello che tutte le sere di fare la stessa cosa, ma uno si rompe poi in giro, invece no, ogni sera è diverso a seconda del pubblico. Un'ora di tranquillità è uno spettacolo veramente divertente, ci sta dando soddisfazioni, 1 ora e 40 di risate del pubblico e poi mi permette di girare l'Italia in tournée e di vedere posti che non avevo visto. Quindi, come Piacenza per esempio, dove fa un freddo cane, ma fa un freddo cane in tutta Italia. E devo dire che questi personaggi sono tutti veramente esilaranti e perfetti e corrispondono ai nostri tempi, alle nostre nevrosi, alla nostra frenesia, al nostro correre quotidiano, all'essere sempre interrotti da qualcosa, a stare sempre con un piede in 5 staffe. Per lei... Un'ora di tranquillità, cosa corrisponde? La mia ora di tranquillità quotidiana, lo so qual è? È l'ora in camerino prima di entrare in scena. Il momento di preparazione, di proprio così svuotamento mentale da tutto quello che è la giornata e il quotidiano, e lì invece c'è come una bolla di tempo fermo. Una pièce che ha riscosso grandissimo successo in Francia. Il testo, infatti, è del contemporaneo francese Florian Zeller. C'è una provocazione di fondo sull'idea utopica della tranquillità, ha spiegato Massimo Ghini a Libertà, un miraggio nella società in cui viviamo. Mi sono lasciato trasportare dal testo, scritto benissimo, una macchina perfetta, il resto lo hanno fatto gli interpreti, ha aggiunto Ghini. Il personaggio centrale è un uomo che cerca disperatamente un momento di solitudine e serenità per dedicarsi all'ascolto di un vecchio disco in vinile che è riuscito a rintracciare e acquistare, ma tutta una serie di eventi e personaggi lo interrompono continuamente. Quindi,